Questo carcere non deve riaprire, e questa in sintesi la posizione dei burocrati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sul carcere di Sala Consilina. Un muro invalicabile, quello del DAP, rimasto immutato dopo i 3 incontri svoltisi a Roma presso il Ministero della Giustizia, e nonostante le istanze presentate a più riprese dal Comune di Sala Consilina, rappresentato dal Sindaco Francesco Cavallone, dall'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, rappresentato dal Presidente Gerardo Cappelli, dal senatore Franco Castiello e dal deputato Cosimo Adelizzi. Non è dunque bastato l'impegno da parte del Comune di Sala Consilina ad effettuare a proprie spese i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del carcere salese, portandolo a 51 posti, per convincere il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a rivedere la propria posizione. Siamo stati presi soltanto in giro, questo in sostanza il succo della conferenza stampa congiunta tenuta nell'aula consiliare del Comune di Sala Consilina dal sindaco Francesco Cavallone e dal senatore del Movimento 5 Stelle Franco Castiello, che hanno comunque annunciato che la battaglia continuerà nelle sedi opportune in Parlamento e davanti ai giudici. Appena ci sediamo, ci viene risposto dal direttore generale, dottor Pietro Buffa, che dopo aver fatto una valutazione non è possibile accogliere questa proposta. Mi sono sentito quasi come uno dei tanti extracomunitari che sbarcano sulle coste siciliane, probabilmente con l'anello al naso, gente senza arte e senza parte, che vengono gabbate e prese in giro, non solo nella loro funzione istituzionale, ma anche come persone. Ci è stato detto che l'ampliamento a 51 posti era comunque antieconomico, non da un punto di vista di gestione dei lavori, perché probabilmente sono rimasti sorpresi dalla nostra proposta di accollarci sia la fase progettuale che quella esecutiva, ma è stato addotto il motivo della gestione del personale, degli agenti di polizia penitenziaria. Ma il paradosso dei paradossi, riagganciandosi al ragionamento, è stato che addirittura abbiamo varato un piano per il recupero di vecchie caserme fino a 400 posti, quindi abbiamo alzato ancora di più il tiro, oltre i 100, addirittura a 400, in modo tale che se noi avessimo avuto poi l'ardire di dire arriviamo pure a 100 posti, diciamo spariamo direttamente 400, così abbiamo tagliato la testa al toro. Allora qui veramente io mi vergogno di essere un cittadino italiano che non può essere preso in giro in questa maniera spudorata. E allora ho messo a verbale che la decisione che stavano prendendo offende profondamente il territorio, lede profondamente gli interessi di questa comunità, viola più volte la Costituzione ed è qualcosa di scellerato. Proprio ho fatto verbalizzare il termine scellerato. E allora c'ha ragione il sindaco quando dice qui si vuole lo scontro frontale. Si vuole lo scontro frontale, siamo tutti pronti ad affilare le armi. Io personalmente presenterò prima l'ultima petizione al ministro Bonafede pregandolo di intervenire presso la burocrazia per ammanzirla e farla a ragionare, indurla a ragionevolezza. Se non è sufficiente l'interpello, farò addirittura una interpellanza al Senato.